Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, la via della croce è la via della vita. Essa è al centro del mistero della salvezza, del grande amore di Dio che ha sacrificato per noi il suo unico Figlio. Seguendo Cristo, percorriamo l'itinerario del dolore, dal quale scaturisce la gioia, della crocifissione che prepara la risurrezione, della morte che si muta in vita. Percorriamo e meditiamo questo cammino di salvezza in comunione con la Chiesa, nella quale perennemente si rinnova il martirio del suo Sposo. In questo momento noi vogliamo limitarci ad una compassione dettata solo dal nostro debole sentimento. Vogliamo piuttosto sentirci partecipi della sofferenza di Gesù. Vogliamo accompagnare il nostro Maestro, condividendo la sua passione nella nostra vita. Poiché sappiamo che proprio nella croce del Signore, nell'amore senza limiti, che dona tutto se stesso, sta la sorgente della grazia, della liberazione, della pace, della salvezza. Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri del tuo unico Figlio e meritare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo! E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ascendiamo, mie dilettissime sorelle e figliuole, senza mai stancarci il Calvario carichi della croce, e teniamo per fermo che la nostra ascensione ci condurrà alla celeste visione del nostro dolcissimo Salvatore.
Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Signore, aiutaci a capire che tutto quello che hai fatto l'hai fatto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non accogliamo i tuoi doni. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo dirti grazie. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Benedetta la tua santa croce, hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinnega se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dagli scritti di San Pio. Quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui, a piede della croce di Gesù, le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore. Qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia d'essa croce anche per noi, sempre, il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine, badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci a capire e a fare la tua volontà. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci ad accettare la sofferenza. Signore pietà, pietà di noi. Gesù, aiutaci ad accogliere il tuo amore. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dagli scritti di San Pio. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amor mio. Sotto la croce si impara ad amare, e io non la do a tutti,
ma solo alle anime che mi sono più care. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che, chiusi nel nostro egoismo, dimentichiamo il sacrificio di amore che hai compiuto per noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che la nostra vita non è una continua e generosa offerta per tutti i fratelli in difficoltà. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci apriamo al perdono e alla misericordia. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi fa. Quarta stazione, Gesù incontra la sua Santissima Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Dagli scritti di San Pio. La Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figlio di farci penetrare sempre più nel mistero della croce ed inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato, e dopo che il Figliuolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti i figli che fanno soffrire le loro madri. Signore pietà, pietà di noi. Per chi si trova nella sofferenza e non confida nella protezione di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Per tutti coloro che non si lasciano accompagnare dalla presenza silenziosa di Maria. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simon di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Dagli scritti di San Pio. Consolati, tutto passa. Gesù ti presenta una croce molto pesante, sì, ma non perderti d'animo. La croce di Gesù fu molto più pesante. Non temere. Egli è vicinissimo a te e ti guarda. È lì per alleviarti i dolori e ti invoca sia nei pericoli
sia nelle cose prospere. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per orgoglio siamo incapaci di metterci al servizio degli altri. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che chiudiamo il cuore a Cristo che passa. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non partecipiamo al dolore degli altri. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di noi Fate, tieni piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosci il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Dagli scritti di San Pio: lo so che soffri, ma la sofferenza non è forse il segno certo che Dio ti ama? Lo so che soffri, ma non è forse questa sofferenza il distintivo di ogni anima che ha scelto per sua porzione ed eredità un Dio, ed un Dio crocifisso? Lo so che il tuo spirito è sempre avvolto nelle tenebre della prova, ma ti basti, mia buona figliola, il sapere che Gesù è con te ed in te. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo riconoscerti in chi ci sta vicino. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che con la nostra indifferenza feriamo i fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che per paura di esporci non siamo testimoni della verità. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi Fate, tieni piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalle Lamentazioni: io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri.
mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Dagli scritti di San Pio. Mi copro il volto di rossore. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore. La croce è caparra di perdono. È l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Esso si riduce a fuoco di paglia. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non sappiamo riconoscere le tue opere. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ringraziamo te nella persona dei nostri fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che voltiamo le spalle alla tua misericordia. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, Padre, per le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli copriteci, perché se tratto così il legno verde, che avverrà del legno secco? Dagli scritti di San Pio. Figliuole dilettissime di Gesù, ascoltate il mio debole consiglio, che è secondo Dio. Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi. E se ciò non vi è possibile, allontanatene da voi il pensiero ed in tutto vivete rassegnate ai doveri divini. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo rifiutato il tuo amore. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo preferito altro a te. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto re sulla croce. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Salmo 34. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti. Dagli scritti di San Pio.
Grazie ai favori dei quali il Dio non cessa di ricolmarmi, mi trovo migliorato assai nella fiducia di Dio. Per l'addietro, alle volte mi pareva d'aver bisogno degli aiuti altrui, adesso non più. Conosco per propria esperienza che il vero rimedio per non cadere è l'appoggiarsi alla croce di Gesù, con la confidenza in Lui solo, che per la nostra salvezza volle esservi appeso. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che rifiutiamo la croce come fonte di salvezza. Signore pietà, pietà di noi. Quando, Signore, non ci accorgiamo della sofferenza dei nostri fratelli. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci fidiamo di te, Signore, datore di ogni bene. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Dagli scritti di San Pio. In alto adunco i cuori, pieni di fiducia in Dio solo, umiliandoci sotto la potente sua mano, accettiamo di buon viso le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette, affinché Egli ci esalti nel tempo della visita. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Quando, Signore, non ci spogliamo di noi stessi per poter essere rivestiti di te. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci impegniamo nel restaurare un clima di pace attorno a noi. Signore pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non ci convertiamo a te. Signore pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel tuo cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Dagli scritti di San Pio. Tu mi hai fatto salire sulla croce del figlio tuo, ed io mi sforzo di adattarmici alla miglior maniera. Sono convinto che già mai ne discenderò. Diciamo insieme: Signore pietà, pietà di noi. Signore pietà, pietà di noi. Signore, per tutte le volte che non siamo pronti al perdono. Signore pietà, pietà di noi. Gesù,
per tutte le volte che non accogliamo il tuo perdono. Signore, pietà, pietà di noi. Cristo, per tutte le volte che non amiamo te e i fratelli. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Dagli scritti di San Pio: soffri rassegnato, perché ne hai ben ragione, perché la tua sofferenza è voluta da chi vuole renderti simile al suo unigenito. Soffri, ma non temere, perché chi ti pone nella sofferenza si compiace di te. Ma credi pure che Gesù stesso soffre in te e per te e con te, affin di associarti alla sua passione per la salute dei fratelli. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Nostro Signore e Maestro, che ti sei fatto servo per noi. Signore, pietà, pietà di noi. Cristo Gesù, che sei morto in croce per noi. Signore, pietà, pietà di noi. Re dei re, che ci hai dato la vita attraverso la tua morte e resurrezione. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Marco. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Comprato un lenzuolo, calò il corpo di Gesù giù dalla croce. Dagli scritti di San Pio: so benissimo che la croce è il pegno dell'amore, la croce è caparra di perdono, e l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore, esso si riduce a fuoco di paglia. Preghiamo insieme. Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutto il sangue innocente sparso in ogni parte del mondo a causa delle guerre e delle ingiustizie. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le giovani vite stroncate dalla droga e dai falsi ideali.
Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le mamme che piangono i loro figli perduti. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Dagli scritti di San Pio. Se anche vedessi l'inferno di fronte a me, mi trovassi sull'orlo dell'abisso, non diffiderei, non dispererei, confiderei in Lui. Diciamo insieme: Signore, pietà, pietà di noi. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutti quelli che soffocano la verità nell'ingiustizia. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo testimoniato la fede nella risurrezione. Signore, pietà, pietà di noi. Per tutte le volte che non abbiamo annunciato ai fratelli la gioia del Cristo risorto. Signore, pietà, pietà di noi. Santa Madre di voi, carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. La via della croce, in questo cammino che abbiamo fatto, meditando le stazioni della morte di nostro Signore Gesù Cristo, è la via della santità, è la via della perfezione. San Pio, ascoltando le sue meditazioni, abbiamo potuto comprendere e capire che San Pio ha abbracciato pienamente la croce di Cristo, ha abbracciato in toto proprio la dimensione della croce, l'ha abbracciata per amore di Gesù, non come puro sentimentalismo, no. Ama perché si è sentito amato, si è sentito abbracciato, si è sentito toccare dalla tenerezza del Maestro, di Gesù. Si è sentito perdonato, si è sentito toccato dalla misericordia di Dio. Il cammino della croce è il cammino di ognuno di noi. Non è certamente il cammino della morte, non è certamente il cammino, sì, della prova, ma è il punto, possiamo dire così, di lancio per la salvezza. La via della croce è la via della luce, la via della risurrezione.
la via della nuova vita, fratelli e sorelle. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Con queste parole, proprio Gesù, pronunciate ai suoi discepoli, il Maestro ci sta invitando e ci sta indicando la via da seguire, la via della salvezza e la via della croce. Chi vuole essere mio discepolo, prenda la croce ogni giorno e mi segua. E ancora, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Fratelli e sorelle, la via della croce è la via della nostra salvezza. Non è la via della disperazione. Le prove possono essere tante, ma affidando il nostro cuore, affidando la nostra vita all'ascolto della parola del Signore, noi riusciremo a superare tutto. Con questa Via Crucis ho pregato, ho chiesto al Signore innanzitutto per la sposa di Cristo, per tutti quanti noi, noi Chiesa, perché possa essere sempre bella, candida, mai scalfita, o se è scalfita, che abbia coraggio e abbia fede, coraggio di andare avanti. La via della croce è proprio questa, la via della prova, è la via della fede, la via della fiducia della parola del Signore. Fede vuol dire proprio questo, affidarsi ciecamente alla parola del Signore. È la via della gioia. È strano che un po' va al seguito chi segue la via della croce come il cristiano e la via della salvezza. È strano che un popolo segue la croce per salvarsi, eppure la croce è uno strumento più brutale che abbia inventato l'uomo. Ma Gesù questa croce l'ha ribaltata. L'ha ribaltata come croce di luce, come croce gloriosa. Attraverso la croce Gesù ci ha salvati. Gesù ci ha donato la vita. Le parole di San Pio che abbiamo appena ascoltato, ecco, ci devono far veramente comprendere il significato pieno della croce. Lui stesso ha detto: amo la croce perché la vedo sempre sulle spalle di Gesù. So benissimo che la croce è il pegno dell'amore, la croce è caparra di perdono, e l'amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero amore. Consolati, e ancora, dice San Pio, consolati, tutto passa. Gesù ti presenta una croce molto pesante, sì, ma non per darti, per perderti d'animo. La croce di Gesù fu molto più pesante. E dice San Pio, non temere. Ecco, San Pio ci dice a noi questa sera, non abbiate paura. Gesù stesso l'ha detto, non abbiate paura. Sarete con me fino alla fine dei tempi. Non morirete. Ecco, la strada della croce è la strada della santità, è la strada dei santi, è la strada che ha percorso San Pio, lui che è chiamato il Cireneo di Cristo, colui che ha tenuto sempre la croce. Noi in questo santuario abbiamo una reliquia importantissima, veramente importante. Abbiamo una maglia intima di San Pio. Questa maglia è segnata proprio alla destra, sul dorso della croce, proprio dal sangue, dal sangue.
Una volta gli chiesero a San Pio qual era la piaga, qual era la parte più dolorosa, qual era il suo dolore più grande. Ebbene, San Pio disse che il dolore più grande era quello della spalla. Porto la croce ogni giorno. Ecco, ogni giorno, fratelli e sorelle, con fede, con fiducia, ascoltando la parola del Signore, portiamo anche noi la croce. Portiamola la croce, ma non con disperazione, ma con fiducia, perché oltre a questo recinto, oltre al recinto della prova, c'è il recinto della primavera, ecco, della resurrezione e della Pasqua. Così sia. Preghiamo. Scenda, Signore, la tua benedizione su questi tuoi figli che hanno commemorato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo, Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti. Sei vestito glorioso di Cristo.